buonasera, sono Angelo Gallo, dell'Ente Televisione delle Salute con problematiche di medicina e sanità qui a Roma, ma anche in Europa, appunto, che ha trattato questo argomento. Ho conosciuto il dottor Guerreschi, devo dire, del tutto incidentalmente. Potevo supporre che ci fossero delle patologie del genere, però io passando anche perché anche vicino c'era questo sportello in Sazzardo, sono così casualmente salito e ho chiesto, dico, scusate, qual è la vostra attività, cosa fate nella vita? E il dottor Guerreschi mi ha presentato un panorama, devo dire, abbiamo parlato in maniera, devo dire, seria, ma anche divertita, mi ha informato di queste nuove attività che io non sapevo assolutamente, di queste nuove patologie che appunto esistono. Poi l'ho invitato in trasmissione ed è venuto anche con un testimone che è anche presente questa sera tra noi, e mi ha raccontato, ho conosciuto un mondo per me completamente sconosciuto ed estremamente interessante, anche perché riguarda tutta una sfera non solo umana, economica, sociale, tutto il resto, ma un aspetto umano estremamente interessante. Cosa queste persone trovano con la ludopatia o con queste altre new addiction, come si dice, che sono appunto sono il nuovo panorama della nostra società. E appunto poi l'ho richiamato nuovamente, anzi abbiamo presentato in anteprima questo libro interessantissimo, tra l'altro estremamente scorrevole, spiega molto bene quali sono appunto queste new addiction, queste nuove patologie, e devo dire che abbiamo approfondito un po' l'argomento. L'argomento, ripeto, è un argomento vasto, vastissimo, che comprende tutta una serie di queste patologie che hanno un certo tipo di importanza, anzi sicuramente sono anche importanti. Tra l'altro il dottor Guerreschi è un esperto di problemi di alcol, farmaci, gioco d'azzardo, direttore presidente della Società Italiana di Interventi sulle Patologie Compulsive, fondatore della comunità terapeutica per il gioco d'azzardo patologico. Insomma, voglio dire, il dottor Guerreschi è l'unico in Italia che in qualche maniera, se volete, tra virgolette, ha scoperto questo aspetto, lo ha portato avanti, lo ha studiato, e poi assieme al suo team di lavoro, il dottor Guerreschi, ha portato avanti questo progetto, un progetto importantissimo che riguarda una buona parte della sfera sociale alla quale noi apparteniamo. Quindi io direi, più di lasciare di dire tante parole al dottor Guerreschi, io darei subito la parola a lei per spiegare bene un po' quali sono queste patologie, di cui ricordo molto brevemente. Quali sono in sostanza queste new addiction? Parliamo di internet addiction, che è una dipendenza da internet che ha sicuramente migliorato la nostra vita, ma può provocare uno stato patologico di dipendenza, e ce lo può spiegare benissimo qui il dottor Guerreschi, ma anche la work addiction, dipendenza dal lavoro, che tante trasformazioni ha subito nel corso della storia. Poi c'è la sex addiction, la dipendenza del sesso, che invece di essere un gioco relazionale non solo viene poi vissuta in maniera ossessiva, anche questo è un altro aspetto importante. La love addiction, dipendenza affettiva, che ha molte implicazioni e particolarità, può essere un'intossicazione psicologica, poi ci risponderà tutte queste cose il dottor Guerreschi. Poi c'è la dipendenza dal cellulare, che dà un senso di libertà e di indipendenza del nuovo modo di comunicare. Sì, ok, però pensate agli SMS, pensate a questo continuamente stare attaccati al telefonino, che è una cosa altrettanto importante. Poi c'è un aspetto altrettanto importante, e devo dire qui il confine tra patologie e no, poi ce la spiegherà sempre il dottor Guerreschi, che è lo shopping compulsivo, che è un argomento difficilissimo da trattare, e come identificare, ma soprattutto comprendere questo tipo di patologia. E poi in effetti che cosa significa il concetto di dipendenza, da cosa e da chi? Ecco, il volume che ha scritto il dottor Guerreschi vuole chiarire esattamente tutto questo e quali sono anche i percorsi terapeutici per arrivare a capire, oltre che la diagnosi, anche il percorso terapeutico. Ma io a questo punto sentirei direttamente il dottor Guerreschi, che sicuramente ci può dare un excursus breve ma succinto e chiaro di questa cosa. Grazie Angelo, grazie per l'introduzione, un'introduzione che io ritrovo un po', diciamo, forte per quello che io ho fatto, credo di non meritare tutto questo. Essere una persona che si è lasciata coinvolgere e con grande passione ha portato avanti un discorso che forse, ecco, una cosa, posso dire, ha percorso troppi tempi
questo da una parte è stato sicuramente la cosa che mi sento più, come dire, ciccata addosso, la situazione che mi piace di più in definitiva percorrere i tempi con l'alcolismo, cioè negli anni 70 non si parlava assolutamente di alcolismo, non si parlava di alcolindipendenza e già io parlavo di piaga sociale. Dopo, circa 15 anni dopo, si è cominciato a parlare di alcolismo in Italia, la farmacodipendenza da farmaci e poi dal 90 devo dire il gioco. E su qui io oggi, per questo piccolo spazio che avete riservato, perché è un po' piccolino, ma comunque poi dopo lo voglio riprendere, vorrei fare una riflessione proprio sul gioco, che a distanza di 15 anni, credo, come dire, non mi è dovuta, perché non credo di meritare tanto, ma che va al di là di quello che è stato il lavoro clinico. Diciamo che è venuto il momento, anche storico forse, il momento culturale. Fra l'inciso vorrei dire che ciò che è venuto prima della cultura, ricordiamoci questo, e questa la dice lunga sul fatto del gioco, la dice anzi molto prima che il gioco viene prima della cultura. Allora, 15 anni di lavoro nella patologia, una patologia più, come dire, più umanamente parlando, più vicina a coloro che hanno dovuto subire o hanno subito volontariamente tante cose. Ma non è questo che io volevo dire, perché non è lo spazio dedicato al gioco, ma è lo spazio delle riflessioni. Allora, quello che ho in mente di dirvi oggi è semplicemente questo, che forse noi tutti, come operatori, come istituzioni pubbliche, come politici, ma anche al cardinale, religiosi, dovremmo ripensare il gioco. Ripensare il gioco perché oggi è il momento in cui può avvenire, e sono abbastanza uno che non sono una strega per vedere il futuro, no, assolutamente, ma sono uno che ha queste, diciamo così, queste previsioni, queste lungimiranze in un certo senso. Penso che oggi, se noi non sbagliamo, se vogliamo, soprattutto se siamo motivati e capiamo nella sua profondità cosa sia il gioco, è venuto il momento di metterci tutti insieme. Cosa vuol dire metterci tutti insieme? Vuol dire sedersi intorno al tavolo, istituzione pubblica, gestori, noi, perché no, e parlare sul gioco, su cos'è il gioco, perché è importante giocare, perché il gioco ha una sua evoluzione da che l'uomo esiste. Il gioco è nato col uomo, non è nato dopo l'uomo. Perché il gioco viene prima della cultura e perché c'è un gioco sociale. Perché arriviamo a un gioco affinché noi possiamo arrivare a un gioco responsabile, affinché si possano e si possono, lo posso dire da questo pulpito e mi assumo tutta la responsabilità, come ho sempre fatto in questi 38 anni di lavoro, e mi assumo la responsabilità, si possono evitare tragedie umane. Tragedie umane come noi abbiamo visto, noi operatori di strada, noi operatori chiusi alle volte, sbagliando i nostri uffici. L'altra volta, proprio in una di queste sedi del Campidoglio che ci accoglie così
straordinariamente bene, con questa disponibilità del sindaco Bertoni, che ringrazio moltissimo, man mano ringrazierò altre persone. Dicevo che possiamo farcela a non arrivare a una degenerazione del gioco. Possiamo puntare su quello che dovrebbe essere una delle nostre punte di diamante di lavoro, cioè l'informazione corretta, la prevenzione primaria. Sappiamo che non è un lavoro facile, questo credo che sia fuori discussione. Sappiamo anche che c'è una disponibilità a vari livelli affinché non si arrivi a questo tipo di degenerazioni del quale noi sentiamo troppo parlare e che certamente, certamente non favoriscono nessuno, non favoriscono noi operatori della salute mentale, non favoriscono i governi, non favoriscono lo Stato. Allora io ripeto, mettiamoci attorno a un tavolo se è possibile, o comunque cominciamo a pensare con questo termine: il gioco è venuto prima della cultura. Grazie. Vorrei solo fare ancora due ringraziamenti, perché mi credo proprio che siano dovuti. Intanto il sindaco che ho già nominato, che veramente ha avuto delle eccezionali intuizioni nei confronti del nostro lavoro. Poi metterei sicuramente una persona che purtroppo non è più tra di noi e che io ricorderò sempre, la sua prima telefonata a Bolzano, la dottoressa Anna Masselli dell'istituzione del comune, anzi di Roma, l'assessorato Roma Sicura, non mi ricordo se si chiamava già assessorato Roma Sicura. Ecco, poi Fernanda Perduraro, che è qui presente, alla quale mando un grande ringraziamento perché è stata lei per 6 mesi e più che mi ha insegnato l'ABC dell'avvicinarsi alle strutture pubbliche. Una persona come me che viene dall'Alto Adige e che c'è tutta una struttura che fa le cose che io non dovrei fare, vengo a Roma e devo farle tutte io. Mi ricordo una lettera che Fernanda mi ha corretto, vi assicuro che ha corretto tutta la lettera, cioè l'ha rifatta, perché non avevo scritto una cosa giusta. Grazie Fernanda. E poi Giancarlo Noris, alla mia sinistra, lo voglio ricordare soprattutto per una cosa: per l'onestà intellettuale e per la grande disponibilità a seguire questo nostro lavoro, che non è stato facile, lo assicuro, non è stato per niente facile. Noi veramente ci siamo come degli immigrati trasferiti dall'isola felice di Bolzano alla grande capitale, non sapevamo niente sapevamo neanche dov'era, si può dire, il Colosseo, perché insomma sarebbe esagerato, ma la burocrazia, i ministeri, gli assessorati, le lunghe attese, le snervanti attese, dove non succede dalle nostre parti, dove per parlare col sindaco ci vogliono 4 anni e mezzo di aspettativa per poter parlare. Bolzano entro 10 giorni è il termine massimo per parlare col sindaco, se no finisce sul giornale e lì sono poi cavoli a mano. E qui c'è tutta un'altra burocrazia, c'è un mondo che io non conosco, che non conoscevo, ma che piano piano e che, devo dire, ho e continuo ad amare, perché voi siete più vivi di noi, voi siete più, come dire, più propensi alla creatività,
che non noi tanto che sì. Noi siamo inquadrati, però abbiamo anche noi le nostre, diciamo, piccole virtù. Volevo ringraziare la presenza del dottor Gaetano Di Cuori, qualche finta di non vedermi, ma è una presenza importantissima, è troppo importante, io lo dico, lui rappresenta ANS, non rappresenta l'ultimo baluardo o l'ultimo stampecco del Gran Paradiso, lui rappresenta lo Stato, è qua. La dottoressa Peroni è qua, rappresenta l'automatico. Io devo dire, non lo conoscevo, la dottoressa Peroni, mi ha detto telefona alla Peroni, dicono qui, togliendogli i titoli. La Peroni sarà la birra, sarà che cosa? E invece era la dottoressa Peroni, adetta a funzioni molto importanti ed elevate all'interno della lottomatica. E mai, pur non conoscendomi, perché era verità, non mi ha neanche mai visto in viso, io neanche lei, è stata gentilissima, disponibile e che dire, simpatica. Non entro nel fattore poi estetico perché questo sarebbe un po' troppo, ma una bella donna fa sempre piacere vederla anche nelle nostre sale. Altri ringraziamenti ai miei collaboratori, i miei collaboratori che sono veramente persone eccezionali, hanno trovato la forza, il coraggio di seguirmi, perché quello che vedete tutti a voi, persona di una certa età, giovane ovviamente, ma è uno schiaccia sasso. Dica. Adesso? Quando vuole. Da quando ti ci pensa? Qui ci pensa Ruffo, per esempio. Dica pure. Dunque, io vengo da una famiglia di grossi giocatori. Mio nonno, mio padre, mio fratello, uno del mio fratello, tutta la famiglia. Mi ne so abbastanza, quali sono i disagi. E ora le faccio una domanda così un po'. Ma il grande vince è considerato un gioco d'azzardo? No, assolutamente. Perché io gioco solo quello. E allora continui a giocare. La principessa continua a giocare. Visto che ci ha onorato la sua presenza, continua a giocare. No, io mi auguro io di essere un carità. Grazie. Andiamo avanti. Scusi. No, dire proprio questo contatto che per me comunque ha qualcosa quasi di, come so, di magico, perché me non capita a Bolzano in altre province di telefonare, di trovare un grado di scontro così professionale e umano. L'ho trovato, grazie. Devo ringraziare Hans che ci ha permesso per la prima volta nella storia credo di Hans, qui c'è il dottor Cuori che posso confessare immediatamente, fare una formazione della durata di quasi 6 mesi all'interno della loro struttura. Hans sta all'interno del Ministero, non è che sta qua fuori o sopra qua, sta all'interno del Ministero. Il nostro corso, che è un corso che ormai lo facciamo da 8 anni, la prima volta è entrato in ANSA. Che cosa voglia dire? Ma tante cose, lasciamo ai tempi che maturino e che poi lasciano tempo per tirare le conclusioni. Comunque siamo stati lì. E anche un'altra cosa, finiremo questo corso con una prelazione all'interno di ANSA. Io per il mio primo intervento fermo qui perché vorrei lasciare invece il posto a una persona che ha fatto tanto perché venisse qui a Roma, che è la dottoressa Capitanucci, che adesso Angelo mi presenta. Grazie. Sì, no, mi è piaciuto molto questo confronto a Adi di Roma, insomma, nelle sue differenze è stato molto simpatico. Comunque, la dottoressa Daniela Capitanucci è psicologa, psicoterapeuta dell'associazione AND, nuove dipendenze, responsabile del CERT di Varese, fuori onda, come usiamo dire in televisione, che stanno facendo delle cose.
estremamente interessante per raccontare tutte queste patologie e direi direttamente la parola a lei che forse ci illustrerà in maniera più approfondita e sicuramente più consistente. Prego. Anch'io desidero ringraziare per questo invito prestigioso il dottor Guerreschi e tutti gli intervenuti di questa serata. A me è stato dato il compito di presentare il libro in poche parole, allora un compito molto arduo. Ho pensato a lungo di come poteva essere svolto questo compito e alla fine ho preso una decisione. Credo che il libro vada letto, per cui vi dirò pochissimo rispetto al libro, bisogna leggerlo. E questa è la prima informazione. Ho deciso di concentrarmi sui motivi perché a mio avviso questo libro è estremamente importante. Credo che ve ne siano parecchi di motivi. Il primo certamente legato all'autore, e cioè Cesare Guerreschi. Lui ha detto alcune cose di sé prima, io vorrei riprenderle perché è veramente importante sottolinearle. Allora, lui è sempre il primo a cogliere quei deboli segnali dal territorio sociale di cose che ancora non esistono. Quando lui comincia tutti lo guardano con occhio strano dicendo: ma Cesare, ma cosa stai dicendo? Ma dottor Guerreschi, non l'hai? E poi in realtà quello che accade è che nell'arco del tempo, anni dopo, non mesi, attenzione signori, anni dopo la gente arriva e dice: oh, abbiamo scoperto l'alcolismo, abbiamo scoperto il gioco d'azzardo. Ecco, quindi io credo che il motivo per cui sia importantissimo questo libro è perché lui per primo sceglie di parlare delle nuove dipendenze e tra l'altro facendo una scelta, se mi è consentito dire, azzardata, perché lui fa questo libro senza inserire niente riguardo nel gioco d'azzardo. Ora siamo nel filone del gioco d'azzardo, quindi uno che vuole vendere dei libri sicuramente inserisce un capitolo sul gioco d'azzardo. Dottor Guerreschi non l'ha fatto, ha deciso in questo libro di trattare altre dipendenze di cui probabilmente sentiremo parlare, io credo, da qui a un po' di anni. Ecco, questo quindi è il primo buon motivo per cui questo libro mi è estremamente importante. La seconda serie di motivi sono più riferiti al contesto allargato in generale, al periodo storico in cui tutti noi stiamo vivendo. E quindi, come dire, io vorrei utilizzare questo tempo che ho a disposizione con voi per fare una riflessione, condividere alcuni vissuti e alcune riflessioni che da tempo sto un po' elaborando. Io credo che ci siano due filoni conduttori in quest'epoca postmoderna in cui stiamo vivendo. Io credo che se dovessimo sinteticamente dire quali sono questi filoni, beh, certo stiamo vivendo in un'epoca dove c'è la dominanza di una cultura dell'eccesso e poi vedremo che tipi di eccessi e quali eccessi, e poi potremmo chiamarla un'epoca delle passioni tristi. Allora, l'eccesso. Mi sembra che il quotidiano ci veda coinvolti in una costante spinta verso il limite su mille versanti. Vi faccio solo alcuni esempi, siamo spinti a divertirci di più. Io quando ero giovane, non ho 450 anni, quindi mi sento ancora abbastanza giovane, ma ricordo che le discoteche, no, chiudevano verso l'una di notte. Banalmente adesso sembra che a l'una di notte sono in discoteca, no, non c'è nessun altro, no? Come dire, questo mi sembra una sorta di spostamento in là, di andare oltre. Ci si spinge ad andare oltre il limite, si vuole guadagnare sempre di più, no? E lavoriamo come dei matti e guadagniamo sempre di più, cerchiamo, saremmo spinti, desidereremo di guadagnare sempre di più, siamo spinti a spendere sempre di più. Ora, un po' mi viene da dire che tutto ciò che fino a ieri, quando dico ieri parlo di 10, 15, 20 anni fa, era pensabile, oggi è preteso come possibile. Guardate che non è una differenza da poco, perché se si perde il confine tra pensabile e possibile, è come entrare in una dimensione di realtà dove tutto ciò che è pensabile lo rendiamo possibile o vogliamo che sia possibile, per cui questo, da un punto di vista di cultura dell'eccesso, è estremamente critico. Pensate che un tempo, e questa è, come dire, come un'esperienza di tutti, se non avevamo denaro per far qualcosa, ebbene, semplicemente o rimandavamo l'acquisto o non lo facevamo, le rate
pensate alle rape, erano una rarità, erano persino in taluni contesti un disonore. Si facevano per le cose realmente importanti, il mutuo per la casa, delle robe che erano sostanziali per la vita del quotidiano delle persone. Ebbene, pensate adesso, oggi paghiamo a rate, o almeno così ci si propone di fare, la vacanza, l'ultimo telefono cellulare dell'ultimo modello, dell'ultimo grillo, o il lettore DVD, quindi spese magari anche veramente contenute. Gli oggetti stessi nascono con la caratteristica di non dover durare. Anche qui, come dire, sembrerebbe che ciò consenta e autorizzi il vorace ciclo del nuovo atto predatorio dell'uomo moderno o postmoderno, perché ormai siamo oltre la modernità. Noi siamo consumatori ancora prima che persona. Pensate alle indagini di mercato, le vengono fatte anche sui bambini, no? Cioè, cosa piace, qual è l'omogeneizzato che tira di più? E questa riflessione, come dire, a me inquieta un pochino, lasciamo con un codice fiscale che da un certo punto di vista è estremamente importante, ma come dire, dove sta la persona? E le cose, se anche dovessero durare, sono fatte talune cose che acquistiamo di materiali ben resistenti che quindi non si deteriorano subito, beh, c'è un altro sistema per renderle velocemente obsolete, la moda. Per cui, come dire, pensate a mettere delle scarpe di 3-4 anni fa con punte differenti, tacchi diversi, insomma, voglio dire, si fa in fretta a sembrare qualcuno fuori posto. E quindi anche ciò che sarebbe usabile diviene di fatto inutilizzabile. Ecco, eccedere, quindi andare oltre il limite, perché voi direte, ma questo cosa c'entra con le nuove dipendenze? Beh, ecco, io credo che eccedere, andare oltre il limite ha a che fare con l'abuso, e noi sappiamo quanto l'abuso poi ha a che fare con le dipendenze. Quindi che questo essere intriso in una cultura di abuso, di andare oltre il limite, ci intride anche, ci favorisce, ci rende più possibile lo sviluppo della dipendenza. E veniamo al secondo capitolo, l'epoca delle passioni tristi. Io ritengo che nell'arco degli ultimi 20-30 anni, forse non ce ne siamo poi accorti al di là degli umori individuali, abbiamo assistito a un grosso cambio molto radicale nella postmodernità. Siamo passati, forse per la prima volta, da un futuro promessa a un futuro minaccia. Allora, un po' c'è stato un periodo che ha coinciso con tutta la tecnologia, la tecnologizzazione, la speranza che questa tecnologia potesse realmente migliorare tutta una serie di aspetti della nostra vita, e di fatto per buona parte li ha fatti, ma ciò che, come dire, è stato necessario abbandonare è l'illusione e la speranza che il progresso tecnologico conducesse l'uomo all'estinzione dell'infelicità. Quella è rimasta, nessun progresso tecnologico è mai stato capace di ridurre questo aspetto della nostra vita. Non ci sono, e questo è una novità, quasi più punti solidi di riferimento. Pensiamo a punti che non sono stati nella nostra cultura, e fortunatamente noi abbiamo una cultura europea per cui ancora meno estrema della cultura americana. Il matrimonio è diventato un contratto annullabile ancora prima di concretizzarlo, no? In alcune realtà, pensiamo agli Stati Uniti, ci sono dei veri e propri contratti prematrimoniali dove si dettaglia nel piccolo dettaglio cosa va fatto quando ci si potrebbe separare. Il lavoro, a proposito di liquidità e di solidità, ora 30 anni fa chi entrava nel mondo del lavoro entrava in un'azienda probabilmente con la prospettiva di rimanere lì, non dico il resto della sua vita lavorativa, però più o meno, cioè si attendeva forse due o tre cambi, e di norma questi cambi erano coincisi con uno sviluppo professionale, un incremento di carriera, una crescita, quindi qualcosa di positivo. Ebbene, oggi nessun giovane, io credo, potrebbe dire una cosa del genere, mai potrebbe nutrire simili attese. Oggi, come dire, già un contratto di un anno sembra un contratto lungo, no? E questa cosa, come dire, io credo che abbia dei risvolti. Vivere nel qui ed ora, vivere alla giornata, ridurre progressivamente la propria possibilità di progettualità individuale ha automaticamente anche una riduzione di possibilità di progettare il sociale e la nostra socialità. Pensarsi in un futuro così, beh, capiamo come possa essere difficile pensarsi come un futuro promessa, no? Cioè, realmente la vita è qui ed oggi. Ora,
questa roba qui viene chiamata, almeno ce la spacciano per questo, come flessibilità. Io la chiamo von Bauman, che è un bellissimo autore, che consiglio a chi è interessato di leggere, liquidità. E liquidità è in antitesi alla solidità, appunto. No? Voi provate ad afferrare una cosa liquida, non si riesce, provate ad ancorarvi fisicamente a una cosa liquida, è un'impresa fallimentare in partenza, l'acqua sfugge fra le mani, è evidente che non ci si può ancorare a niente. Però tenete presente che il bisogno di appartenere e di dipendere, la base sicura di Bowlby, da cui allontanarsi e dove tornare al caldo, il punto di ancoraggio per la propria identità personale e sociale, beh, è ancora una necessità di tutti. Questa cosa non ce la toglie nessuno. Ed ecco, allora vedete che le nuove dipendenze diventano tutte queste cose. Diventano surrogati di ciò che non erano eccessi né passioni tristi e surrogati di punti di riferimento solidi che non possiamo più rintracciare nel nostro quotidiano. Ed è per questo che non possiamo aspettarci, se le cose stanno effettivamente così, un aumento di queste patologie di dipendenza. E questo allora, vediamo un po', veniamo ai temi caldi del libro, su questo doppio filone, internet. Internet e eccesso. Beh, internet è l'eccesso per definizione, senza confini, senza limiti, è una cosa che è in ogni luogo senza essere in nessun luogo. Che cosa più di questo? Attenzione, non critico queste... come dire, questi strumenti portentosi, meravigliosi, intendetemi bene, anche rispetto al gioco io non ho una posizione di critica, dico semplicemente che delle cose meravigliose possono modificare la nostra vita se noi non abbiamo una certa consapevolezza di ciò e modificarle in maniera drammatica, e questo è lo snodo da tenere sotto controllo. Internet può diventare una passione triste se diventa la relazione virtuale che si sostituisce alla relazione reale, la mediazione della macchina perché io non riesco più a stare con l'altro direttamente. Ecco, questa diventa passione triste per internet. Il lavoro da mezzo utile per sostentarsi a scopo di vita. E del resto abbiamo già visto, no, quanto attorno al denaro l'uomo potente centra la sua vita. Io sono quello che posso spendere, qualcuno diceva, e questo ce la fa pensare come passione triste, perché io se sono solo quello che posso spendere, beh, santo cielo, insomma, non sono molto allegro. Sesso, due parole, passione triste, perché? Perché se non è più espressione di relazione amorosa, ma fine a se stesso e fonte di identità autocentrata, beh, è triste parecchio. Cellulare va un po' di pari passo con internet, splendido strumento, ma quando... come dire, siamo mai soli e contemporaneamente sempre soli, allora sì che diventa una passione triste. Pensate agli sms, le piccole pillole quotidiane senza le quali magari non si riesce a stare, o non arriva il messaggino, come mai? Beh, insomma, questo è abbastanza triste, direi. Shopping compulsivo, questa è la sua, di tutti gli eccessi del consumatore smodato, senza identità, dove veramente le cose prendono il posto di relazioni. E quando le cose prendono il posto delle relazioni, beh, certo, questa è una passione triste. Allora, conclusioni, che dire? Leggete con attenzione questo libro, che è un consiglio, evidentemente. Io direi soprattutto agli educatori, ma anche chi ha in mano il benessere delle persone, perché forse il benessere non è quello che abbiamo creduto. Io credo che in molta buona fede abbiamo pensato che il benessere fosse uguale a benessere economico, ma forse non è così. E forse, come dire, bisogna rivedere tutto il nostro modello del benessere, che cosa significa stare bene. E poi, ecco, io direi anche di leggerlo con spirito critico, andando a cercare quelle parti in qualche piaga della nostra esistenza, della nostra vita, delle nostre conoscenze, in qualche piccolo recondito aspetto descritto in questo libro, ma io credo che ci si riesca a ritrovare qualche parte di noi, perché questo libro in realtà è una fotografia del moderno estremo, ma è una fotografia di cose che sono state in realtà dei piccoli germogli in ciascuno di noi. Ebbene, allora, come dire, forse se ci siamo passati, se abbiamo conosciuto qualcuno che ci è passato, oppure se intravediamo, perché è stato ben descritto tutte le fasi dello sviluppo, no? Quindi, come dire, abbiamo uno strumento di lettura, io dico usiamolo perché sicuramente ci sarà d'aiuto.
E infine, proprio sulla scia di questa riflessione, non difendiamoci, no? Dicendo che semplicemente questo non ci riguarda, tutto questo riguarda qualcun altro. Beh, io credo che scoprire di esserci sbagliati quando è troppo tardi con queste forme di dipendenza, ahimè, l'ho detto, è troppo tardi e la sofferenza ormai è già entrata. Forse, come dire, è meglio essere più cauti e fare della prevenzione e essere attenti, essere capaci di leggere alcune dinamiche per non trovarsi poi dopo, no? Un po' con lo specchio infranto e a quel punto non poterlo più aggiustare, comunque soffrire moltissimo per poterlo aggiustare. Io, come diceva in precedenza, ho lavorato nelle dipendenze da poco, ho cambiato settore, sono in una direzione sociale che fa sempre parte dell'ASL, ma è un settore un pochino diverso, e credete, cioè le dipendenze sono qualsiasi dipendenza, degli stati psicologici e fisici che fanno stare malissimo le persone. E dunque veramente io sono d'accordo con Guerreschi quando dice bisogna fare prevenzione, bisogna arrivare prima. E sono d'accordo nel dire mettiamoci intorno al tavolo, tutti, ciascuno col suo pezzo, la sua parte. Quasi insisto e magari non avrei veramente minuti avrei la dottoressa Gabriella Nucci. Grazie, sei troppo gentile. Io proporrei al dottor Guerreschi di, se lei gentilmente lo mette a disposizione, il suo intervento sul sito. Lo devo scrivere. Altrimenti glielo chiedo io personalmente, ma è più giusto. Volentieri, perché guardate, cioè, questo è stato scritto di getto mentre il dottor Guerreschi si stava preparando. Sì, io propongo qui, quindi Cesare, fate, noi non ti daremo tregua fin quando non leggeremo questo coso in mano, perché da qui si parte, noi abbiamo un po' tanti progetti, però è alla base avere questo intervento così che fotografa in modo eccellente. Io sono questo quanto riguarda la cattedrale di Musicchio, te la potete dire? Sì, spio il sito dell'ASL di Varese, io non mi troverà, lo so, c'è la sua collega che firma per le dipendenze. Quello che ha fatto oggi Daniela sarà in prima pagina, perché è un qualcosa di importante, è una condivisione, noi siamo quasi padre e figlia, in questo senso, quante volte in congressi che noi abbiamo fatto, e abbiamo fatto tanti, lei e degli altri, hanno detto nostro padre Cesare, io. Allora, i padri hanno delle funzioni. Le funzioni sono soprattutto quelle di far crescere i figli e di lasciarli andare. Lei è una di queste, lei è una di che mi ha dato veramente una grande soddisfazione, perché la figlia è cresciuta in una maniera magnifica. E perciò occupa spesso gli spazi del mio sito, anche adesso online c'è una sua relazione importante, perché sono sempre importanti. Non anche degli altri, ma Daniela ha qualcosa in più. Io ho avuto tanti figli, ma quelli che ho cresciuto, diciamo così, in un senso professionale, lei è una di quelle che mi dà maggiormente soddisfazione. Grazie. Di accoglierci quando appunto abbiamo cominciato a occuparci di queste cose, e quindi, come dire, di condividere il suo sapere con altri, cosa che non è da dare per scontato, nel senso che quando si usa molte volte non è detto che sia così. Io sin da ora mi devo purtroppo scusare perché ho il volo per rientrare a Malpensa alle 9:15, per cui alle 7:15, tabella quasi svizzera, devo andare via qui perché se no sono in ansia che il volo mi parta. E spero di riuscire a sentire tutto ciò che ci sarà nell'intervento, ma se no mi scuso veramente fin da ora, ma non c'erano altri voli su Malpensa dopo le 9:15, se no sarei sicuramente rimasta fino alla fine. Grazie. Grazie a te, Cesare. È perdonata, sapendo che comunque è quasi svizzera, mi pare che sia giusto così, poi Cesare che è alto Avellino, quindi siamo in un clima completamente diverso, anche se siamo al Campidoglio. Alla romanità.
No, lei ha detto una cosa giustissima, dottoressa, quando ci sono persone che dicono no, questo non mi interessa, questa patologia non mi interessa, ma questo credo che sia un punto focale centrale un po' della situazione, insomma, non interessarci di queste tematiche che invece adesso stanno diventando estremamente importanti e di estrema attualità. Ma ha già introdotto Cesare, il dottor Giancarlo Noce, che è il direttore dell'assessorato alla sicurezza del Comune di Roma, insomma, credo che, visto che a Cesare è stato veramente a cuore il dottor Noris proprio per quello che ha fatto all'interno del Comune stesso. Prego, dottor Noris. I meriti non sono miei, io ho ereditato. Ma sicuramente ha contribuito, come ha detto Cesare. Quello che già c'era quando io sono diventato direttore, l'abbiamo proseguito. Mi piace dire che stiamo qui in un punto, un posto storico, un luogo storico. Riferendomi a quanto diceva prima Cesare tra Alto Adige e Roma, qui è un punto storico perché la Sveglia credo che stia un po' più su dell'Alto Adige e questo luogo dove stiamo adesso si chiama Sala del Carroccio. Per molti secoli in questa sala è stato custodito il Carroccio dei Lombardi che Federico II aveva catturato nella battaglia, che non so cosa, di buon convento, di buon incontro, no? Perché è un po' in dissidio col Papa e quindi per rispetto l'ha mandato a Roma perché fosse custodito qua. Poi dopo molti secoli è stato portato sulla piazza e poi è andato bruciato dai Romani per necessità, diciamo così, diverse. Beh, Federico II, che era anche lui nordico, preferiva stare in Sicilia. Perché mettendo insieme le due cose, la rigidità di determinati ambienti resa un po' più fluida da altri ambienti che mettono più in evidenza l'umanità e l'uomo, forse viene fuori qualcosa di molto interessante e credo che tu di Roma abbia capito molto bene anche questo, che tutto ciò che è burocrazia quando viene nella mano della persona non è più burocrazia ma diventa burofilia. Cioè, le leggi non le scrivono i dirigenti o i dipendenti pubblici, ma le fa il Parlamento, e il Parlamento viene da tutta Italia. E loro ci fanno queste più di 150.000 leggi che abbiamo in Italia, no? E dobbiamo navigare qua in mezzo. E navigando qua in mezzo siamo arrivati fino a questo punto, dove siamo arrivati. Non siamo riusciti ad andare oltre, però desideriamo che comunque si vada oltre, sempre in Roma. E certamente parlando del libro di Cesare, parlando della sua persona, della sua grande capacità e della sua grande umanità, e questo non lo dico perché tutti insuperbisca, ma perché ti inorgoglisca, perché ognuno ha i propri doni, diciamo di madre natura o del padre eterno, e comunque i doni che tu hai avuto li hai fatti sfruttare molto bene. E tra gli altri doni hai anche, oltre alla tua scienza e la tua coscienza e la tua vicinanza con l'uomo, hai anche una grande capacità di profezia. Purtroppo, come diceva una persona molto illustre, parlando di un altro passo, di un'altra persona molto illustre, molti, cos'è, 6 o 7 anni dopo che era morto, diceva così, che i profeti vanno avanti noi di qualche passo e soffrono perché chi sta indietro non riesce a capirli. Ma diceva questo uomo illustre, questo è il destino dei profeti. Però nessuno toglie al fatto che stanno profetizzando, che stanno dicendo delle cose avanti a tutti gli altri, affinché gli altri a un certo punto, magari dopo averne non valutato bene l'importanza e l'entità, perché non avevano la capacità di valutare l'importanza e la realtà delle cose che venivano dette, ad un certo punto riescano a utilizzare, a sfruttare quelle cose dette, a farle proprie, forse a volte senza riconoscere la fonte, però tu lo sai che chi semina ben contento quando vede che il frutto cresce. E mi piace molto, quando sono con le persone molto illustri, paragonarmi un po', ho avuto la fortuna di stare con 3 persone nella Cappella Sistina, appena restaurata. Ed è stato molto bello e molto piacevole stare lì all'interno. E allora, così per chiedere scusa dei complimenti che faccio alle persone illustri, mi assomiglio un po' a un povero cultore di niente che si accompagna con Michelangelo nella Cappella Sistina e si permette di dirgli complimenti.
non avendone diritto, non avendo la capacità di farlo, non avendo come dire, le conoscenze e l'entità morale e culturale di poterlo dire, però mi permetto di dire complimenti anche per questo nuovo libro. Non si parla di dipendenza dal gioco, perché ne è appena uscito uno sulla dipendenza dal gioco, e quindi molto bello e molto interessante. Si parla di queste nuove dipendenze, di queste dipendenze tristi, e fin dei conti le cose tristi derivano dalla malinconia, la malinconia deriva dalla depressione. E però tutto procede un po' da quello che è il principio del piacere. Si va alla ricerca di questo piacere che è essenziale perché il bambino viva. Il bambino quando nasce, se non ha piacere mangiare, muore. Il bambino gioca, come dicevo, gioca a mangiare, gioca a sporcarsi, gioca a tenersi puliti, è sempre un gioco, ma perché trova piacere in questo gioco. E in questo gioco noi a volte veniamo, con il gioco veniamo attirati e attratti finché il gioco rimane bello. Quando il gioco diventa un tranello, allora si cade dentro, non è più un gioco, diventa una triste realtà. Questo volume che tu hai fatto, mi permetto sempre di parlare come il famoso umile accompagnatore di Michelangelo, no? È proprio un vademecum, che per quanto mi è consentito da umile direttore del dipartimento in cui mi trovo e per le capacità, diciamo così, che mi sono date di azione, come nel passato abbiamo fatto incontri con i municipi e con le unità sanitarie locali, ne faremo altri estemporaneamente, no? Però per la presentazione sia dell'altro volume sulla dipendenza che per la presentazione di questo volume, perché è importante che qualcuno che qualche passo più avanti di me, che sta col tuo passo, capisca e utilizzi gli strumenti. Perché gli strumenti di conoscenza della realtà interiore della persona, gli strumenti della capacità di fare diagnosi sulla persona, diagnosi affettuosa, amorosa, per riuscire poi a utilizzare gli strumenti per uscire da un'epoca, è molto importante. E chi sta nelle unità sanitarie locali, chi sta nei municipi, è molto importante. Ed è importante che si sappia che c'è una realtà, che può dare una mano alla persona, che crei un'altra dipendenza per uscirne, una colonna che utilizzi, possa essere utilizzata per essere da sostegno, per togliere le altre colonne che danno un sostegno di dipendenza, ma di dipendenza tragica. E questa breve dipendenza da questo aiuto che viene dato possa essere uno strumento per arrivare a quello a cui noi viviamo con il nostro lavoro, della libertà, del piacere di vivere, del piacere di stare insieme, del piacere di, all'interno della famiglia, degli amici e della società, il piacere di andare avanti. E tu dicevi di essere un padre per tanti figli, pensando un po', credo che anche per te sia così quando pensi alla tua infanzia, alla tua adolescenza, vedi che sei più avanti di quanto eri giovane, non perché hai imparato più cose, perché sei diventato un uomo più pieno, più maturo, soprattutto non sei invecchiato, non ti sei inacidito, no? Ma proprio perché sei stato a contatto con le persone e hai voluto dare una mano il più possibile a tutto, hai dovuto aprire in continuazione il tuo cuore a tutti quanti, e nell'aprire il tuo cuore c'è una vaccinazione continua contro l'acidità, il vino rimane sempre buono. Non perché ha dei conservanti che fanno male, ma perché è un vino di vita, no? E questa è la cosa. Il fatto di avere dei figli che vanno avanti è molto importante, ma tu puoi avere dei figli perché puoi insegnare a loro come si rimane perennemente in vita, in una vita sempre piena e matura e sempre orgogliosa e gagliarda come durante la giovinezza, ma una giovinezza non legata a degli steccati e del bisogno di avere delle regole rigide per poter andare avanti, che poi queste dipendenze non sono altro che nuove regole, ma rigide, ma delle regole che sono utili affinché io
possa godere della mia vita insieme con gli altri. Grazie Cesare per tutto quello che hai fatto. Allora, l'autore di questa pubblicazione, il dottor Gerreschi, intende appoggiare e sostenere l'impegno di voi mondo in Mozambico e devolverà tra l'altro i proventi derivati dalla vendita del presente voluto appunto a Mozambico. È con lui il dottor Daniele Di Marco, che è diventato da pochissimo tempo da Mozambico e coordina in Africa appunto voi mondo. Tra l'altro vorrei leggere una frase del sindaco Bertoni che è moltissimo a questo movimento, che dice: il segreto delle piccole sfide e a livello locale che possono avvenire i cambiamenti più sostanziali, l'ha detto l'8 luglio del 2003 in occasione dell'inaugurazione dei 4 corsi d'acqua a Maracuera, vero? Quindi il movimento è estremamente importante. Quindi diamo la parola al dottor Di Marco. Innanzitutto, se io sono Daniele Di Marco, sono qui per presentare l'associazione Movimento, e c'è anche il nostro presidente Renato Santo, e per esprimere la nostra gratitudine e anche il nostro entusiasmo per questa iniziativa che riteniamo straordinaria. Per quale motivo? Io rientro appunto dal Mozambico, sono rientrato la settimana scorsa dopo circa un anno di permanenza a Maputo, che è la capitale del Mozambico, e ho gestito per conto di Movimondo le attività in quel paese. E quindi ho seguito direttamente in prima persona insieme al nostro staff in loco l'iniziativa promossa dal sindaco Marco Beltroni in ottobre, che è culminato con la realizzazione di una scuola elementare in una periferia di Maputo, con il contributo di alcuni licei della città di Roma e con il contributo anche di molte persone del territorio romano, che hanno contribuito a far sì che un'iniziativa, una campagna che era nata qui diciamo circa un anno fa potesse poi trovare un sbocco concreto nella realizzazione di una scuola elementare che ospita circa 1000 bambini. È difficile in poche parole cercare di descrivere quello che è il lavoro di un'organizzazione come il Movimondo, che opera ormai da 35 anni nei paesi in via di sviluppo e nelle situazioni più difficili, quelle che comunque comunemente si vedono in televisione e che spesso suscitano anche moti di solidarietà o anche insomma reazioni spesso molto forti, perché spesso non si riesce a credere che nei paesi comunque che non distano da noi neanche molte ore di aereo ci sono bambini che muoiono di influenza, muoiono di fame e muoiono a decine, a centinaia e a migliaia, soprattutto in un continente come l'Africa. Movimondo è presente in più di 20 paesi in via di sviluppo da ormai 35 anni, portando avanti attività nel settore dell'educazione, nel settore sanitario, nel settore idrico, nel settore dell'agricoltura, la sicurezza alimentare, portando avanti interventi con fondi dell'Unione Europea, con fondi del Ministero, con fondi con la partecipazione di regioni, comune, province e anche le Nazioni Unite e ambasciate. Quindi abbiamo lavorato negli anni con molti attori e anche con pezzi della società civile, con gruppi organizzati di persone sui territori vari del nostro paese che hanno voluto contribuire alla realizzazione di un progetto piuttosto conosciuto. L'iniziativa che c'è stata l'anno scorso insieme al sindaco Eltroni è stata per noi un'iniziativa molto importante, perché è stato diciamo sancito un rapporto che già era avviato per altre cose con il territorio comunque di Roma, con la partecipazione di un numero consistente di persone, soprattutto di giovani. È importante che comunque rispetto a queste tematiche, almeno per noi, siano i giovani ad essere i primi a essere sensibilizzati e consapevoli di quelle che sono i meccanismi, le realtà, le necessità della comunità mondiale, che ormai
con la globalizzazione, insomma, entra in casa di tutti noi con una facilità estrema. Spesso non abbiamo strumenti per leggerla, per capirla, non abbiamo le informazioni per poter fare delle analisi, spesso ci si ferma sul sentito dire o su impressioni che sono del momento, insomma, rispetto alle cose che vediamo. Tornando dal Mozambico e vedendo questo libro sulla scrivania, con questa iniziativa mi ha veramente, devo dire, sono stato riempito di gioia. Sembra una cosa un po' eccessiva, ma effettivamente per noi, per un'associazione che lavora con difficoltà spesso in un settore, comunque il nostro lavoro quotidianamente ci porta a contatto con situazioni molto difficili, molto anche pesanti dal punto di vista psicologico. Non è sempre facile gestire periodi lunghi in paesi come il Mozambico, ma come possono essere il Kenya, l'Iraq o in situazioni di conflitto, in situazioni di carestia. E vedere che rispetto al nostro lavoro e alla possibilità che noi abbiamo di fare effettivamente dei progetti e delle iniziative concrete, ci sia poi la partecipazione anche in questo caso. Io vi devo dire la verità, non sapevo nulla, nel senso, per me è stata veramente una grande sorpresa. Poi, parlando col presidente, direttamente con il direttore Peresti, mi hanno spiegato che in questi mesi c'era stato comunque un rapporto, uno scambio di informazioni circa questa iniziativa, ma per me è stato veramente una bellissima cosa, perché effettivamente la possibilità di far partire sul territorio insieme a persone che poi rappresentano con le loro conoscenze, le loro competenze, anche dei pezzi di società, insomma, stiamo parlando, io ho avuto in questi giorni, non sono un tecnico del settore, quindi mi sono informato in questi giorni su un pochettino, a parte leggendo il libro che ho trovato molto interessante, sull'autore. Mi sembra che appunto stiamo parlando di una persona che ha una storia, un'importanza e il suo settore è una persona di riferimento, e che abbia scelto di propria spontanea iniziativa, perché vi dico veramente non nasce da nessuna richiesta di parte dell'organizzazione, ma è stata un'iniziativa totalmente personale, di contribuire a quello che è il nostro lavoro. Per me è un grandissimo segno, un grandissimo segnale che quello che stiamo facendo davvero ha una sua concretezza, una sua importanza, e riusciamo davvero a trasmettere a chi comunque ha ovviamente un'attenzione in più, una sensibilità verso queste cose, un segno di speranza rispetto alle cose che sono possibili. Velocemente, credo che sia doveroso dire che in Mozambico la nostra intenzione è quella di continuare nell'attività di costruzione delle infrastrutture scolastiche per il bambino. Perché? In Mozambico i bambini non vanno a scuola, o comunque una percentuale molto relativa di bambini e bambine non vanno a scuola. Perché? Perché non ci sono le infrastrutture. Per raggiungere le infrastrutture bisogna fare chilometri a piedi, perché comunque i bambini vengono utilizzati come manodopera per fare i lavori nei campi, i lavori in casa, perché non c'è nessun altro che li fa. Spesso i genitori sono comunque o malati, o soprattutto questa generazione qui di genitori deceduta per via dell'AIDS. Il che vuol dire che ci sono i nonni e i bambini, e non hanno né la possibilità concreta rispetto a quelle che sono le loro esigenze di andare a scuola, anche quando possono andarci, le scuole distano molti chilometri in piedi e sono delle infrastrutture totalmente insufficienti, inadeguate, perché sono costruite in canna, in canisso si chiama, una specie di canne, di canne, e con pavimentazione che sono le pietre e con delle lavagne improvvisate, e sono 30, 40, 50, addirittura 100 bambini affollati in uno spazio molto piccolo, che d'estate con il sole